Il nostro spazio dedicato ai talenti under 30, vi vogliamo presentare Niccolò Govoni, classe 1993, scrittore e attivista per i diritti umani. Stiamo per collegarci con lui dal Kenya e per introdurlo voglio leggervi quello che lui scrive a margine di uno degli ultimi libri che ha pubblicato. Negli ultimi 5 anni sono passato dall'essere un ragazzo arrendevole a cambiare completamente la vita di oltre 100 bambini in difficoltà, dando loro una vera, concreta, equa possibilità. E forse non avrò guadagnato granché negli ultimi 5 anni, ma se ho saputo risparmiare dolore ad altri esseri umani, allora mi considero un uomo decisamente ricco. Niccolò Govoni, buongiorno e benvenuto su RTL 102.5. Ciao, grazie, buongiorno. Ciao Niccolò. Senti, te lo devo chiedere, la prima cosa è intanto che non sei arrivato a 30 anni e quindi ne abbiamo 27 o 28 già compiuti? 27 ancora. 27, quindi le dobbiamo compiere. E da quanti anni tu ti occupi degli altri? Tra volontariato prima e insomma poi cooperazione vera e propria sono quasi 8 anni adesso. Allora, innanzitutto complimenti, perché sei originario di Cremona, hai fatto tutto da solo, spinto da un, come dire, da un valore, appunto, come diceva Giusy, che è quello degli altri, della generosità. Ma partiamo dal fatto che la tua scelta nasce per, come dire, una prepotente difesa dei diritti umani, e farlo laddove ce n'è bisogno fa molto la differenza. Quando sei partito, quanti anni avevi e la tua prima esperienza è stata condotta dove? La prima esperienza, puoi ripetere? La prima esperienza dove l'hai fatta? Ok, avevo 20 anni quando sono andato in India, no, per la prima volta. Era un'esperienza di volontariato che doveva durare per 3 mesi, perché qualcosa di molto... molto superficiale, senz'altro, come spesso il volontariato internazionale sa essere, non sempre, ma spesso. Un'esperienza che poi si è tradotta in 4 anni, no? Io poi mi sono trasferito laggiù appunto per trasformare quella che era un'azione di superficie in qualcosa che potesse essere più articolato, più strutturato, più serio. Quindi ecco, sì, il primo assaggio di quello che è il mondo della cooperazione o comunque dell'aiuto umanitario viene in India quando avevo 20 anni, e poi si è evoluto negli anni fino ad arrivare a dove siamo oggi. Ecco, tu sei in Kenya in questo momento, sei presidente dell'organizzazione no profit Still I Rise, sei stato tra i nominati, pensate, al premio Nobel per la pace 2020, hai costruito 4 scuole per i bambini dei campi profughi, noi vediamo dietro di te i bambini che vanno avanti e indietro, questo è bellissimo. Che cosa ti dicono? Che cosa ti dicono e cosa fai per loro ogni giorno? Ok, come dicevi tu, noi facciamo educazione, no? Come Still I Rise facciamo scuole. E quella che vedi dietro di me è la nostra seconda scuola internazionale, la prima per riconoscimento. Noi siamo l'unica non profit al mondo a offrire il baccalaureato internazionale ai migranti. Il baccalaureato internazionale è il diploma più riconosciuto e anche più costoso al mondo. Noi lo offriamo gratis ai profughi, e questo è un po' il nostro cavallo di battaglia, no? È quello che ci rende diversi in un certo senso. Quindi ecco, quello che facciamo è questo: portare un'educazione di altissima qualità dove c'è un grande disagio. Noi siamo a Madare, se potessi vedere fuori dalle finestre vedresti una delle baraccopoli più impoverite del paese, e quindi quello che facciamo qua appunto è creare un'opportunità che non sia neanche non è un'opportunità che è relativamente buona, no? che è buona per questo contesto, ma che è il meglio del meglio. L'International Baccalaureate è il diploma migliore al mondo. E il fatto che noi possiamo offrirlo a queste persone è un motivo di grande orgoglio, senz'altro, ma è anche qualcosa di fortemente rivoluzionario. È un diploma che fino adesso è accessibile solo a chi può permettersi la retta, no? Perché magari 20-30 mila euro l'anno certo, per fare questo percorso di studi. Incredibile. E quindi poterlo portare qui è di sicuro un esercizio molto speranzoso, no? Vedere questi bambini che imparano come se fossero i figli di un ambasciatore, i figli
di un politico. Un obiettivo bellissimo davvero, e proprio perché oggi è anche l'8 marzo, la festa della donna, so che avete e hai insomma insieme ai tuoi una grande attenzione anche proprio alla formazione delle bambine, delle ragazze, di quelle che saranno le future donne e magari anche quelle che guideranno quei paesi nei prossimi anni. Cosa state facendo? Facci un po' una sintesi delle cose più significative proprio per il mondo femminile. Allora, noi abbiamo un'attenzione particolare per le bambine da sempre, non da questa scuola, ma già dalla scuola in Grecia, in Siria. Abbiamo sempre avuto una particolare attenzione, appunto, perché, come si dice, no? Educhi una bambina e educhi un intero villaggio. E questo perché l'educazione femminile ha dei risvolti che sono molto più ampi in molti casi rispetto a quella maschile, senza nulla togliere, ma perché le bambine e le donne hanno un ruolo nella società che è molto più capillare dal punto di vista sociale. E quindi ci occupiamo di protezione dell'infanzia, ci occupiamo di diritti, di parità di diritti, per cui stiamo organizzando degli workshop, dei seminari che permettano a queste bambine innanzitutto di conoscere i propri diritti, ma poi anche di poterli usare nel contesto molto difficile in cui sono. Purtroppo abbiamo spesso la prova di quanto difficile sia per queste bambine vivere in questa barcopoli, in questo contesto. Ci raccontano spessissimo, sono bambine molto piccole, ci raccontano spessissimo di casi che sono in tutto e per tutto abuso o comunque molestia sessuale, e quindi dare loro gli strumenti per uno sapersi difendere, ma poi anche saper riportare questi casi alle autorità competenti è il primo passo per cercare di proteggere, per cercare di creare un bozzolo protettivo, e poi il secondo passo è cercare di creare all'interno della scuola e poi fuori negli anni futuri un ambiente che promuova la parità e che promuova l'empowerment delle bambine, e questo per noi è cruciale. Nicolò, veramente complimenti, veramente da parte di tutta RTL 102.5, da parte dei nostri ascoltatori, per il lavoro che fai, per l'impegno, per l'eloquio che hai dimostrato anche nel raccontare il tuo impegno civile per la difesa dei diritti umani e soprattutto della difesa e dell'istruzione delle donne nel giorno della festa delle donne. Grazie a Nicolò Govoni, presidente dell'organizzazione no profit Still I Rise, veramente un abbraccio forte dall'Italia. Grazie ragazzi. Ciao, grazie Nicolò.